No, difficoltà di che genere hai visto? No, difficoltà di gioco, insomma, un gioco un po' più Penoso. invasivo, un po' più difficoltoso per la vita. Sì, sicuramente il campo non ci ha agevolato sotto questo aspetto. Ma non, secondo me nel primo tempo, al di là che non abbiamo fatto gol, però la squadra, l'importante è che riesca a mantenere il campo, sia equilibrata. Questo aspetto è importante, al di là del risultato. In queste amichevoli servono soprattutto per vedere, ripeto, nella difficoltà comunque di carichi di lavoro importanti, nelle difficoltà climatiche, difficoltà comunque del campo, oggettivamente non era ottimo per poter comunque far muovere la palla. Le squadre avversarie, bene o male, si difendono tutti e 11 sotto la linea della palla e non è mai semplice, comunque, fin quando non si aprono un po' di più gli spazi, riuscire a fare gol, anche perché comunque nel primo tempo, dopo 1 minuto, mi sembra abbiamo avuto due occasioni clamorose, un salvataggio sulla linea, un palo. Insomma, la squadra ha creato, magari non ha creato come le altre volte, però ha creato comunque situazioni da gol, sia nel primo che nel secondo tempo. Quindi per lui è soddisfacente il test di ieri. Sì, secondo me sì, è stato un buon allenamento, insomma, non ho riscontrato grosse problematiche come, cioè, per me è un allenamento che è stato fatto bene. No, Si parla di insomma di. insomma che hai intravisto, io sotto quell'aspetto no, sapevo che comunque avremmo avuto delle difficoltà, ma è normale, in questo momento è normale che sia così. La squadra è questa, diciamo, non è che stiamo lavorando con questi ragazzi. In mezzo al campo numericamente siamo contati, quindi stiamo vedendo di mettere un altro giocatore, ma a completamento del reparto, ma non perché non siamo contenti di quelli che abbiamo in questo momento, proprio perché a livello numerico è il reparto dove siamo un po' più scoperti, quindi anche lì non ho problemi per il momento, non vedo problemi. Ma a proposito di centrocampo, lei ha chiesto un centrocampista, ma ritiene che possa bastare per il completamento della squadra? Questo momento sì, poi è normale che le gare che verranno a seguire ti daranno la percezione un po' più reale rispetto a quella che abbiamo adesso. Adesso abbiamo delle indicazioni, però è sempre poi il campo, quando ci sono le partite vere, che hai delle conferme. Quindi, giocatori, per il momento siamo soddisfatti di quelli che abbiamo adesso. Poi, per completare il reparto, credo che manchi questo giocatore, per completare la squadra credo che manchi questo giocatore. Adesso bisogna tenere conto che c'è una questione ancora di tempo, mi riferisco a un mercato che chiude. Il mercato chiude il 2 di settembre, quindi di tempo ce n'è ancora, di giocatori ce ne sono tantissimi, non è un problema. Il problema è se a questo punto non avessimo già avuto dei riscontri, delle idee chiare. Le idee ci sono, è una squadra, bisogna sempre ricordarlo, che è stata quasi completamente rifatta, è una squadra che ha tanti ragazzi giovani che devono dimostrare il loro valore, noi ci crediamo molto in questi ragazzi e quindi dobbiamo dargli il tempo di lavorare. Tutto non viene dal niente,
bisogna dare il tempo di lavorare anche a questi ragazzi e di dargli il tempo di sbagliare, di migliorare, perché la realtà è questa, non è che è diverso se fosse stata costruita una squadra che magari aveva già un blocco di 2 o 3 anni, non dimentichiamoci che è un mese che lavoriamo con questi ragazzi, quindi questo è un punto di partenza, non si può da niente pretendere di avere tutto. Noi ci crediamo in questi calciatori che fanno parte della rosa, quindi ci crediamo, ci lavoriamo e lavoreremo tutti i giorni per cercare di mettere sempre qualche cosina in più, però nel calcio bisogna avere comunque, almeno noi che facciamo parte, noi tecnici che facciamo parte di valutazioni, di crescita della squadra, dobbiamo sempre tenere presente questi concetti. Il discorso per quanto riguarda le amichevoli non è che io ho chiesto delle amichevoli solo con squadre di eccellenza o di interregionale, purtroppo la logistica di Catanzaro non ti permette di andare ad affrontare squadre diverse, è impensabile di dover fare 4-5 ore di pullman per andare ad affrontare l'amichevole che ti spacca il lavoro della settimana e quindi logisticamente non siamo riusciti ad organizzare partite con un tasso di difficoltà più alto, perché comunque avrebbero avuto anche lì dei riscontri diversi, però ripeto, logisticamente è una cosa impensabile, non possiamo fare 10 ore di pullman, andare e tornare, non so, ad Avellino, adesso faccio un esempio, perché non è la squadra, per fare una partita perdi 2 giorni di lavoro, quindi ho preferito tenere questa linea, non fare muovere tantissimo la squadra. Adesso abbiamo questa partita, un derby, ci sarà anche la componente comunque appunto di questa particolarità di squadra e nelle difficoltà inizieremo a vedere a che punto siamo con il nostro lavoro. Questo sono riscontri che ho voglia anch'io di vedere, voglio vedere la squadra in queste difficoltà. Poi è chiaro che con l'inizio del campionato lì le valutazioni diventeranno un po' più approfondite, avremo una reale e maggiore visione di quello che può fare questa squadra, perché poi alla fine sono le gare, sono le partite, la domenica, le partite vere che ti danno i riscontri che ci aspettiamo da questa squadra. Adesso abbiamo delle indicazioni e secondo me le indicazioni sono positive. Questo è il mio punto di vista, ho delle indicazioni positive perché la squadra lavora, ha entusiasmo, ha partecipazione, mette impegno, quindi queste sono le indicazioni positive che abbiamo. Intravediamo le caratteristiche di tutti i giocatori, i riscontri saranno dati dalle partite vere e sicuramente non può essere dal mio punto di vista una o due partite a farmi cambiare idea su quello che ho intravisto. So che ci vuole del tempo e i ragazzi hanno bisogno di avere la mia massima fiducia. Mister, in relazione a quello che ci siamo detti l'altra volta, cioè non ci sono ancora titolari, io dico comunque queste partite servono anche a dare un'idea su quella che, cioè, che può essere l'ossatura a questo livello, e se magari ecco domenica già con la Vigna Venezia si potrebbe vedere qualcosa. Sì, ma i titolari non è che non ci sono, nel senso che siamo un gruppo numericamente non altissimo, siamo 18-19, insomma tutti hanno la possibilità di poter dimostrare le loro caratteristiche. È chiaro che le scelte poi le faccio in base a quello che vedo, ai miei riscontri che ho, quindi al di là che una gara possono giocare
11 più 3 giocatori che subentrano, non è detto che quelli che sono rimasti fuori non siano i titolari. Io voglio coinvolgere tutto il gruppo perché credo nel gruppo. Credo che riuscendo a coinvolgere anche chi magari in questo momento giocherà meno di un altro, se noi saremo bravi a comunque tenere sempre coinvolti tutti, alla fine il Catanzaro avrà bisogno di tutti questi giocatori. Quindi non posso dare o dire questo è titolare in questo momento perché mi dà più garanzie, mi dà più, in questo momento penso possa dare qualcosa in più alla squadra rispetto a un altro, ma non dico che questo è più forte di quell'altro. Questo in questo momento può dare qualcosa in più, vuoi perché sta meglio fisicamente, vuoi perché è più brillante, vuoi perché tutti hanno delle strutture diverse, c'è chi va in forma dopo un mese, c'è chi ha bisogno di più tempo, quindi tutte queste situazioni noi le analizziamo e da lì cerchiamo di mettere in campo comunque tutte le volte che noi andremo a giocare la squadra che in quel momento dà più garanzie. Quindi lavoro sotto questo aspetto, ho le mie indicazioni, ho le mie idee, vado avanti su quelle, però anche chi non gioca una o due gare non si deve sentire non parte di questo progetto, perché abbiamo bisogno veramente di tutti questi ragazzi. Cioè, come valori sono rivelati? I valori li dà comunque la partita, il valore di un giocatore lo dà la partita, la prestazione, lo stato di forma. Io dico che abbiamo un buon gruppo di buoni giocatori, poi è normale che nel calcio si facciano delle scelte, ne giocano 11, gli altri dovranno durante la settimana dimostrarmi che vogliono la maglia, vogliono giocarsi il posto con un altro, è una regola basilare nel calcio che ci sia competizione tra un giocatore e l'altro, ma non è detto che perché gioca un giocatore al posto di un altro che quello sia più forte. In questo momento se gioca uno è perché secondo me può dare qualcosa di in più alla squadra, al di là che sia più bravo o meno bravo, queste sono le regole con cui gestisco e scelgo e faccio le scelte. Al di là, al di là di quelli che sono stati gli elementi meno convincenti, però ci sono state anche alcune cose, almeno dal mio punto di vista, più convincenti. Mi riferisco per esempio alla prestazione di Ciotti, di Fioretti, che continuano a vedere la porta con buona continuità. Insomma, questo credo che la faccia ben sperare, no? Insomma, sono buone indicazioni. Ma sì, io sono fiducioso, al di là di Russotto e Fioretti, sono fiducioso perché in questo momento vedo che la squadra ha lavorato bene, ha fatto tutto quello che io ho chiesto, quindi sono fiducioso. Poi ripeto, i riscontri li darà il campo, al di là che uno faccia gol non faccia gol, Russotto si vede che è già un po' più brillante rispetto magari a qualche un altro, ma proprio anche per conformità fisica. Quindi in questo momento Andrea, per quello che si vede, ma anche durante gli allenamenti, al di là dell'amichevole di Soverato, sta abbastanza bene fisicamente. Quindi noi andremo a sfruttare chi, secondo me, in questo momento può dare più garanzie a Catanzaro. Quindi, al di là di Russotto, Fioretti, Germinale, sono indicazioni che raccolgo quotidianamente da tutti gli allenamenti, anche Soverato mi ha dato delle ulteriori indicazioni. Per esempio, io personalmente, per attualmente tutto Pirambide, però ho visto una mezz'ora di corso che era forse colui il quale ci aspettavamo di meno, però insomma quando è entrato mi sembra che abbia fatto bene. Ma queste sono tue valutazioni, io valutazioni sui singoli non le faccio. Se tu hai visto bene, hai visto bene corso, ci mancherebbe, la tua valutazione ci mancherebbe. Io le mie valutazioni è giusto che le tenga per me, no, nel senso. No, ma ci sono tante componenti, ma Corso ma ha fatto bene come altri giocatori, è normale però secondo me che se tu vai a vedere dal primo al secondo tempo la differenza che il Soverato ha cambiato, ha messo tantissimi ragazzi giovani, ha messo secondo me una qualità inferiore rispetto alla squadra che c'era nel primo tempo, c'erano più spazi perché non riuscivano a mantenere le distanze.
sì, ma guarda che se vai a vedere ci sono uno squadre di interregionale adesso che battono quelle di Serie B, perché si mettono in 11 dietro la linea della palla, non ti concedono spazi, ti ripartono una volta, ti fanno gol, e questo è il calcio d'agosto, poi è normale, ci mettono qualcosa in più. Se avessimo perso con il Soverato o con l'amichevole precedente sarei stato più preoccupato, ma adesso stiamo analizzando il niente, secondo me, perché niente, ma non perché il Soverato non è niente, non fraintendetemi, il Soverato è una buona squadra, una squadra d'eccellenza, però non è un paragone, ma anche se avessimo battuto, non lo so, una squadra di Serie A, in questo momento... No, ma è giusto, tu fai il tuo lavoro, è giusto che se vedi e credi che comunque è un giocatore, sono giustamente le tue valutazioni, io le faccio un po' più al di là del quarto d'ora, 20 minuti di calcio giocato, io ripeto, guardo gli allenamenti di tutti i giorni, guardo i ragazzi 2 ore al giorno e da lì trago le mie indicazioni. Non solo da un quarto d'ora, 20 minuti, da mezz'ora di partita, non è così che analizzo quello che... Nella domanda del collega c'è un sottofondo che non lo vuole dire, se ne è corso poi dietro, ma perché Corso fa parte anche lui della Rosa, adesso non è corretto, non mi sembra corretto nei ragazzi criticati da chi? Ma io fino a quando ho Corso, Squillace, Germinale, Fioretti, io li alleno al 100%, se il 31 d'agosto vanno via, ma io in questo momento ho fiducia in Corso, in Squillace, in Germinale, in Fioretti, in Russotto, in Scuff, non è una cosa che dico tanto per dire, è una cosa che se chiedete ai ragazzi io alleno tutti quanti allo stesso modo, dal più giovane al più vecchio. Posso chiedere l'ultima cosa, una in senso generalista, questo campionato anomalo che sta per iniziare, sì. lo aspetto con curiosità, noi abbiamo la sensazione, visto dall'esterno, no, che potrebbe capitare che magari a novembre una pletora di squadre che magari non hanno più la possibilità di giocarsi la promozione, possono, tra virgolette, mollare. Lei teme magari questi aspetti? Ma allora, che sia un campionato anomalo è la prima volta che mi sembra non ci sono retrocessioni, quindi è normale che già questo sia anomalo. Però se voi andate a vedere la classifica dell'anno scorso, dal nono al decimo posto o all'undicesimo, al dodicesimo, ci sono pochissimi punti, 3-4 punti. Quindi 3-4 punti tu li puoi colmare fino a 2-3 giornate dalla fine, quello che voglio dire. È normale che se sei ultimo a 15 punti spacciato, allora puoi mollare a livello di testa, perché oltre a mollare a livello di testa probabilmente sei anche una squadra più scarsa delle altre. Sì. Però se, questa è la mia intuizione, se il nono posto che ti dà il diritto e l'accesso a questo playoff ti dista 2-3 punti, 1 punto, 2 punti fino a 2-3 giornate alla fine, io credo che qualsiasi squadra cercherà di giocarsela, insomma, di poter centrare quell'obiettivo, anche se... No, l'anomalia sta nel fatto di chi non è vicino al nono posto, lo so, però sì, è un anno particolare. È un anno particolare, anche lì sarà comunque anche la sorta del calendario, cosa ti metterà di fronte. È chiaro che se le ultime 5-6 partite vai a affrontare squadre che per una ragione o per l'altra non hanno più niente da dire, magari puoi essere avvantaggiato perché affrontano le gare, non dico tanto per fare, però con stimoli sicuramente diversi, e il calcio, lo stimolo è quello che ti tante volte ti fa vincere o perdere una partita. Ma non è detto che la perdi, perché magari uno va in campo senza, è successo statisticamente, ma non solo statisticamente, ci sono state gare che chi non aveva niente da dire ha fatto perdere il campionato in Serie A, se vi ricordate all'Inter, se vi ricordate alla Juventus, quindi sono squadre che non hanno niente,
niente da perdere, e si gioca la partita a viso, quindi come le retrocessioni, no? Cioè tante volte un'altra cosa che volevo chiedere, si spoglia un attimo dall'essere allenatore del Catanzaro, sì, da studiare il mercato del Catanzaro, cosa ne pensa della regola degli under? Allora, la regola degli under secondo me non mi piace perché è fatta in modo che le società per accedere e sanno comunque benissimo che questo è un momento in Italia che è di particolare difficoltà, non solo nel calcio, quindi la maggior parte delle società deve cercare di avere comunque un aiuto dalla Lega, perché sennò rischi di fallire, rischi di non poter andare avanti, quindi è importante accedere a questo tipo di contributo. Dipende come verranno ripartiti, anche lì ci sono delle situazioni un po' particolari e dipende come verranno ripartiti, però al di là di questo è diventato un po' troppo discriminante per giocatori che comunque hanno magari un po' di anni alle spalle, hanno 28, 29, 30 anni e siano considerati vecchi, questo non è corretto. In più dai magari al giovane di fare un campionato meno, ma non meno competitivo, magari meno comunque formativo, perché il ragazzo giovane ha bisogno di giocare magari a fianco di quello un po' più esperto che comunque lo aiuta, lo guida, quindi non hanno questa traccia e questa linea per poter essere aiutati e magari vengono create delle speranze, aspettative in questi ragazzi che magari in quell'anno lì non hanno avuto la possibilità di crescere e vengono già bocciati, magari con la crescita un po' più lenta, adesso dico un 93 magari a 2 o 3 anni per poter e magari arriva, se invece adesso un 91, faccio un esempio che è il limite, un 89, non fa un anno, perché comunque nel calcio ci sta di fare un anno bene, un anno male, non ha una crescita, l'anno prossimo si trova tagliato fuori da magari titolare in una squadra di C1 a non giocare più, quindi è troppo discriminante dal mio punto di vista, però al di là che la Lega dice non è una regola, non è una legge che se vuoi la fai, se vuoi non lo fai, però è un pochettino mal al sì, ma la Lega Pro è stata, adesso poi vedremo dopo questa riforma, ci saranno queste 60 squadre, se la ripartizione sarà fatta in maniera diversa, perché alla fine io credo che tutte le società, al di là delle scelte che vanno a fare, debbono avere un aiuto comunque dalla federazione. In questo momento l'Italia è in grosse difficoltà, non lo scopro certo io, non è facile trovare imprenditori che mettono dei soldi all'interno del calcio, perché in C, ma anche in B, anche in B. In B hanno fatto questa sorta di salary cap, però ci sono giocatori che magari adesso, non so, se fanno 10-15 anni di carriera, in Serie C non è che guadagnano i soldi per poter, sono agevolati, però bisogna anche calcolare che un ragazzo a 32-33 anni ha finito la carriera, ha dedicato 10-15 anni al calcio, dopo, quindi... C'è lì, c'è il professore Antonio Lanzi. Sì, a voi? Sì. Se vuoi ti dico quella della Lamezia. No, non lo so ancora, non lo so ancora. Adesso allenamento oggi pomeriggio, domani mattina allenamento, dopodiché avrò le idee più chiare. Ce le ho già abbastanza, ho una linea, però è giusto che mi facciano vedere gli ultimi 2 allenamenti. Vediamo quanti ne riusciamo a indovinare.